Per ragioni anagrafiche non ho potuto partecipare alla vita del PC come militante, ma come figlia di comunisti militanti ho avuto la possibilità di una esperienza formativa e politica molto importante. Significava passare molto tempo in sezione, avere una seconda famiglia, partecipare ai dibattiti, andare con le compagne a fare il porta a porta ai lotti. Attendere con ansia le bandiere al vento della festa dell'unità. Festa dell'unità che i compagni ogni anno dichiaravano di non voler fare perché l'anno precedente era stato estenuante, ma che ogni anno invece in realtà facevano, portavano avanti con maggiore energia, con maggior vigore. Questo perché? Perché la festa dell'unità, come tanti altri dei progetti che venivano portati avanti dai militanti comunisti, significava sentirsi parte di un progetto più grande, di un progetto comune volto alla costruzione di una società migliore. Essere figlia di comunisti poi significava una grande responsabilità, bisognava essere onesti, andare bene a scuola, essere solidali e rigorosi. Poi c'era l'incentivo implicito o esplicito a leggere, ad informarsi, a studiare. Patrimonio inestimabile per me la biblioteca che mio padre ha mantenuto e curato, dei libri dell'Unità, degli Editori Riuniti, delle Einaudi, di Rinascita, che sono state fonte di ispirazione e di citazioni bibliografiche in tutto il mio percorso di studi e di ricerca. E credo che la cosa migliore che potesse capitare al nostro paese è stato proprio il PC. Al PC dobbiamo buona parte del nostro progresso sociale, culturale e politico. La filosofia ancestrale degli indigeni Quechua ci dice che il futuro è dietro le nostre spalle perché non possiamo vederlo, ma di fronte a noi abbiamo il passato, gli antenati, il cosmo che ci guidano nel presente. Bene, forse questa filosofia ci può suggerire di guardare al nostro passato non con nostalgia, ma con attenzione, studiare molte delle proposte della nostra storia proprio per avere delle chiavi interpretative migliori della nostra società, cercare di rimettere al centro l'interesse collettivo, abbandonare l'individualismo sociale ed economico e riconsiderare le persone come tali, non come consumatori. Poi, in questa occasione della festa della donna, forse della giornata della donna, forse è bene anche ricordare che anche le compagne all'interno del PC non sempre hanno avuto vita facile, perché hanno dovuto confrontarsi con il maschilismo dei compagni nel partito, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro. Ma il PC è stato un buon luogo dove portare avanti queste battaglie. Bene, io vorrei fare un augurio speciale a tutte le donne, alle lavoratrici, alle disoccupate, alle migranti, alle sottoccupate, alle demansionate. Hasta la vittoria sempre.